Line. Allora, aspetta che vi alzo appena appena. Ok, vedo che se siete già tutti collegati. Bravi, 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 bravi. Come al solito si inizia l'allenamento abbassandovi la musica e facendovi vedere il lavoro di oggi che è completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo la possibilità di cambiare ogni volta allenamento. Non ci focalizziamo troppo su come è fatto, come non è fatto. Guardiamo più che altro questa sigla qua, che non l'abbiamo mai usata nei nostri allenamenti. Adesso vi spiego che cos'è. Si chiama MRAP e sta per All Max Repetition at Possible. Praticamente noi andiamo a lavorare in intensità muscolare, perché facciamo questo lavoro qua, in 1 minuto. Quindi dovremmo andare a fare il massimo numero di ripetizioni possibili su ogni esercizio in 1 minuto. Ed è un lavoro molto impattante questo, a livello proprio muscolare. Iniziamo riscaldandoci, iniziamo facendo poi un lavoro su diaffondi per far contenti anche le ragazze, perché così lavoriamo sui glutei, e poi facciamo contenti maschi e femmine e tutti quanti. Bene, 19.01, facciamo partire. Oggi faccio partire anche io il timer, che non lo faccio mai, così vediamo un po' cosa dice i dati dell'orologio. Vedo tutti lì che smanettano a casa, avete tutti l'orologino. Vediamo un po' se poi cosa danno i nostri dati. Perfetto, eccolo qua. Pam, fatto partire. Fatelo anche voi. Ci siamo ragazzi, musica dentro e iniziamo il riscaldamento, vai. 3, 2, 1, corsetta, apro e chiudo. Via, visto che iniziamo, dagli affondi, quindi dobbiamo iniziare super caldi. Ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo a fare le rotazioni di bacino. Rotazioni tutte da una parte. Pronti a cambiare giro? Via. Ok, perfetto. Rotazioni di bacino. 5, 4, 3, 2. 1, ok, corsetta e vado a distendere prima una gamba in avanti e poi vado a fare la stessa cosa con l'altra. Perfetto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, gambe ferme, andiamo a lavorare con le braccia a dorso, 91 battiti, il mio orologino segna, probabilmente è giusto. Due, uno, avanti. Tutti con le telecamere accese oggi, bravi. Abbiamo giusto la Camilla che è staccata, poi chi abbiamo? La Giulia, Matteo, Francesco, però poi tutti gli altri ce ne sono tantissimi con le telecamere attaccate, bravi. Ok, incrocio, via. Incrociamo bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, braccia sulle spalle, passo indietro, distendo in avanti e torno a zero. Ok, siamo in riscaldamento, quindi prendiamocela super easy. Anche i ritardatari, chi si è iscritto, chi si è inserito ora, ho visto qualcuno. 5, 4, 3. 2, 1, stop. Ok, visto che iniziamo con gli affondi, andiamo a fare un bel lavoro da riscaldare bene questo movimento. Quindi siamo in questa posizione qua, molleggiamo appena appena le braccia sono in apertura e andiamo a fare questo lavoro e torno a zero. E torno a zero.
Tutto sulla stessa gamba, ragazzi, però andiamo a cambiare. 5, 4, 3, 2, 1, stop. E andiamo a cambiare la gamba, ok? Braccia in apertura, via. Tre, due, uno. Ok, teniamo la corsa e stavolta apriamo e andiamo a chiudere. Apro e vado a chiudere. Bene. Tre. 2, 1, e non li andiamo ad alzare un po' i battiti secondo voi? Certo che sì! Fai, jumping jack! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tengo la corsettina e vado a disegnare i cerchietti indietro con la mano. Palmi rivolti verso l'alto. Cambio giro avanti. Bene. Ok, pollici sulle spalle, molleggio, vado ad estendere tutto da una parte, molleggio e vado a distendere tutto di là. Distendo uno, giù e vado a distendere l'altro. 4, 3, 2, 1. Va bene, vai. Direi che ci siamo quasi scaldati abbastanza. Non del tutto, ma intanto iniziamo il primo lavoro. Lo usiamo magari ancora un po' per dare l'ultima scaldata. Bene, ragazzi, affondo destro, andata e ritorno, affondo sinistro, andata e ritorno. Si lavora 30, si recupera 15 da ripetere 3 volte, quindi 3 volte per 2 esercizi, a casa mia 3 per 2 fa 6, ok? Quindi lo ripetiamo 6 volte. Vi faccio vedere già il lavoro, così lo sapete, il timer già impostato e siamo pronti a partire. Ecco, io parto piede sinistro avanti, gamba destra qua e vado a fare questo lavoro qui, ok? Cerco di toccare il ginocchio sia avanti che dietro. Avete problemi alle ginocchia? Non toccate, ma fermatevi leggermente più alti. Ok. Siamo pronti a partire. 5 secondi al via. 4. Gamba sinistra avanti. 3. 2. 1. Via. Io mi trovo molto bene a lavorare incrociando con le braccia. Vedete che sono, non so se si capisce, ma sono sempre a cercare il movimento a incrocio. Nulla toglie che questo esercizio si può anche fare con le mani qua. Con le mani in apertura, con le mani qua, dove volete voi. Mancano 3, 2, 1, stop. Recuperiamo. Recuperiamo e adesso stavolta partiamo a terra lasciando la gamba destra in avanti, già in partenza. 3, 2, 1. Via, partiti. Upp. Bene. Cercate bene il contatto. Oggi stiamo lavorando sui muscoli anche, quindi cerchiamo bene il contatto delle ginocchia per avere la massima escursione possibile. Uno, stop, pausa. Recuperiamo. Torniamo sulla gamba sinistra, davanti, in partenza. Quindi gamba sinistra sta già davanti, gamba destra dietro. 3, 3, 2, 2, 1. via. Bene.
Ancora 10 secondi. Quattro, tre, due, uno, stop. Wow, cominciano a scaldare le gambe, questi lavori qua sono belli duri. Bene, io ritorno con la mia gamba destra davanti. Via. Ok, questo è un esercizio che dobbiamo sentire tanto sui quadricipiti. In realtà lavorano anche tanto i glutei, ma è più facile stancare prima un quadricipite rispetto a un gluteo. Ok, stop. Manca l'ultima coppia di esercizi prima di passare agli AMRAP. Ok? Quindi manca l'ultima coppia. Gamba sinistra avanti. Partiamo al bip. Ok, via. Altra cosa molto importante è partire quando il segnale parte. Spesso molti partono 3-4 secondi in ritardo, che poi sommati nella durata dell'allenamento sono minuti. Tre, due, ok, wow, le gambe come bruciano, eh? Questo è già un bel lavoro per le gambe. Abbiamo iniziato, domani probabilmente avrete un po' di doloretti alle gambe, eh? Gamba destra avanti, via! Bene, sguardo avanti, cercate di non guardare in basso, eh? Sguardo bene in avanti, petto in fuori, schiena dritta. Questa è una tecnica che ci aiuta anche a mantenere l'equilibrio. Ok, recupero. Bene, recuperate come al solito. Mentre voi recuperate, io mi dedico al tempo che deve cambiare. Abbiamo detto che andiamo a lavorare con un AMRAP. Per chi si è connesso più tardi, l'AMRAP è un lavoro di un minuto nel quale noi dobbiamo fare il maggior numero possibile di cosa? Dobbiamo fare il maggior numero possibile di tararara, squat jump. Bravo, mi è piaciuto qualcuno che ha detto tipo no, sì, dobbiamo farlo, squat jump, c'è male, eh? Quindi salutiamoci ora perché alla fine del minuto probabilmente ci sarà poco da ridere, ma la cosa buona è che dura solo un minuto, eh? Quindi non dura un'eternità, dura un minuto. Però ragazzi, questo minuto qua deve essere forte, deve essere che quando andiamo giù veramente a cercare la cosciata, e quando andiamo su veramente. Io cerco di darvi un po', lo faccio e cerco anche di guardarvi in camera, vedere come lo fate, e poi vediamo quanti numeri avete fatto. Sono curioso di vedere chi facendo la tecnica giusta riesce ad avere il numero maggiore. Va bene? Tutti pronti ragazzi? 5 secondi alla partenza, AMRAP, un minuto, squat jump completo. Chi ha problemi alle ginocchia lo faccia squat senza jump e magari scenda meno dei 90 gradi del ginocchio. Pronti ragazzi? 5, 4, 3, 2, 1, via! Un minuto, contatele, eh! Esplosivo, esplosivo, forte, non è un esercizio da far piano, dura solo un minuto. Non parlo più, sennò non ci arrivi in fondo. Siamo a metà! Thank you.
15 secondi. Quattro, tre, due, uno. Oh, le gambe, le gambe. Voletemi bene lo stesso. Anche io ho le gambe che bruciano. Sinceramente ho perso il conto, ma stavo parlando. 36, 38, un numero così devo aver fatto. Alzi la mano chi ha fatto più di 38. Ai ai ai, Marina mi batte, Roberto mi batte, mi sembra. E chi è? Ho visto qualche altra mano, ma non sono riuscito a vederla in tempo. Va bene, ok. Quanti ne avete fatti? Così diamo riferimento. Quanti Roby? 45? 42, 45 abbiamo allora. Cavolo, siete forti. Io 38 stavo esplodendo. Bene, 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 bene. Sentite che le gambe sono dure, eh? Quando facciamo questi lavori, l'ideale è farli forte e recuperare. Forte e recuperare. Infatti la quantità di lavoro oggi è poca, ma l'intensità è super forte. Andiamo al prossimo AMRAP. SBAM! Sumo! Jump! Più apertura, dura sempre un minuto, ragazzi, dura sempre poco, è sempre un minuto, ma come lo facciamo noi? Partenza soldatino, andiamo a fare il saltello, sumo e torna soldatino, va bene? Anche qua, se da casa lo fate così e mi dice ne ho fate 80, non vale, dobbiamo scendere, perché poi lo so che tramite internet fregate tutti, ma io qua non vi vedo, quindi potete anche non fregare. Va bene, vado a dare la partenza, vi rimetto la musica e siamo pronti a partire. Cosa dite? 5 secondi al via? 4? Mettiamoci tutti a soldatino? 3? Contatele, 2? 1? Via! Metà siamo! Quindici secondi! Otto! Stop! Recuperiamo! Ah! Che male, che male, che male le gambe. Che male, che male, che male. Alzi la mano chi ha superato i 30. Oh, tutti con la mano su. 35! Allora, Irene, Emanuele, Giovanni, Marina, 40, chi ha superato i 40? Chi ha superato i 40? Nessuno. Allora il più alto, quanto hai fatto Roberto? Vediamo se si interviene, sono curioso di vedere chi ha il record. 38? 38, abbiamo un 38, se qualcuno l'ha battuto lo dica, finora il record è 38. Brava Roby, o la fidanzata, vi state andando insieme, non so dei due chi l'ha fatto. Allora, Roberto, va bene, ci siamo, lasciamo stare le gambe, che le abbiamo massacrate abbastanza in questi 15 minuti di lavoro iniziale e passiamo sempre con la MRAP, ragazzi, questo sono è partito il segnale per non dire parolacce, qua
Abbiamo un minuto di push-up. E vale il discorso degli squat, vale, bisogna andare giù, bisogna andare giù, Quindi la gara sì che è velocità, ma è soprattutto in discesa, bisogna toccare il petto se ce la facciamo. Ah, consiglio molto utile, che non l'ho detto mai, ma in effetti poi mi scordo. Ragazze, ecco, forse una, no, non ho sbagliato. Se volete, le ragazze soprattutto, potete mettervi un qualcosa che potrebbe essere, non vi dico questa perché vi fate male, però un cuscinetto, una maglia arrotolata, qualcosa in modo che quando andate giù avete meno escursione sul terreno. Una tecnica molto valida che serve per imparare a fare bene i piegamenti braccia. Quindi ve lo consiglio, se non riuscite a fare i piegamenti completi, mettetevi uno spessore sotto e fatelo toccando lo spessore, molto molto allenante. Va bene, ragazzi, tutti a terra, partiamo con i piegamenti braccia. Un minuto, non partite a 100 all'ora perché sennò non ci arrivate alla fine. 8 secondi al via, 7. 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1, via! Petto giù, sentite il mio rumore quando tocco. Siamo a metà. Secondi. Recupero. Io ne ho fatti 24. Chi mi ha battuto alzi la mano. Io ne ho fatti 24, 2, 4. Aia, ho visto la mano su, ma si è sconnessa al tempo che l'ho vista. Roberto, di nuovo, quanti ne hai fatti? Ah, ok, va, ne hai fatti 28. Ne hai battuto, bravo. Vabbè, tanto voi che la fate poi la farete in differita questa lezione. Così avete anche già poi anche riferimenti, un po' come se fosse in diretta. Bene, 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 bene. Sciogliamo le braccia, recuperiamo. Vedete che la pausa ve la do sempre. Qualcuno avrà già sbirciato l'ultimo esercizio AMRAP di oggi, che è i tricipiti a sedia. Quindi quello che abbiamo bisogno è quello strumento lì. Che ieri nell'allenamento surprise abbiamo usato molto. Perfetto. 28, ah, l'ho letto adesso Giulia, perché la chat non la riesco a vedere sempre. Giulia scrive 28. In realtà se volete potete anche scrivere nella chat, adesso l'ho messa attiva, ma non la uso mai, ma adesso mi sono ricordato di attivarla. Ok, bene. Tricipiti a sedia. Credo che, no, forse quelli che vedono la differita la chat non la possono vedere, ma se volete scrivere nella chat finito questo, scrivete il vostro numero, vediamo se funziona poi in differita. Ho 8 secondi alla partenza anche qua, tricipiti a sedia, la schiena mi raccomando deve passare molto vicino alla sedia e fare il movimento completo, lo dico sempre ma perché poi funziona che tanti non lo fanno. 5, 4, 3, 2. 1, AMRAP, un minuto, contiamo i numeri, via! Siamo a metà!
Wow, le braccia! Quanti? Scrivetelo anche nella chat se volete. Io mi sembra 32. Lo scrivo anche io. 32. Non so se la riuscite a vedere. Eia, qua abbiamo Giulia 40, Giovanni 37, Roberto 32, Michele 25, Emanuele 41, Laura 31, Irene 35, quindi record direi che ce l'ha Giulia con 40. Come fa? No, ha scusato, Emanuele 41, ha vinto. Non so come hai fatto. Bravo. Allora, bene, scusate. Lavoro che andremo a fare adesso, vado a cambiare il timer perché è ancora impostato sugli M-Rap. E andiamo a fare questo lavoro che riprende un po' il lavoro che abbiamo fatto all'inizio sulle gambe, perché lavoriamo sugli stessi tempi. È un 3x3, quindi totale 9 esercizi, e sono questi tre qua, ok? Dovreste vederli bene, credo. Non ve li sto neanche a leggere, tanto li vedete. Ok? Quindi è basato, diciamo, tutto sulla parte alta. Visto che sicuramente farli tutte 9 di fila sarà duro, magari vi inserisco un po' una pausa, ogni 3, ogni... vediamo un attimino. Sicuramente una pausa dentro la inseriremo. 20 secondi alla partenza. Primo esercizio da fare, torniamo sui piegamenti braccia, ma inseriamo dentro pure l'estensione in avanti. Quindi praticamente quando siamo col petto a terra andiamo a distendere le braccia e andiamo a ricreare di nuovo il piegamento. Cosa dite? Ci siamo? Pollice in su? Sì, pollice in su. Andiamo. Piegamento. Poi il secondo esercizio ce ne stiamo giù a terra perché abbiamo la farfalla. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via. Distendo. Qua ovviamente, ragazzi, più intensità mettete, più vi esce il lavoro. 3, 2, 1. Stiamoci a terra, non alziamoci da terra. Abbiamo da fare questo lavoro qua, quindi solleviamo, tocco avanti, tocco indietro. Lo conosciamo bene ormai questo esercizio. 3, 2, 1, via. Ok, chi vuole può anche fare come me che sbatto i piedi a stile libero. Tocco davanti le dita, tocco dietro la schiena. Questo è un lavoro di spalle. Stop. Allora, prossimo esercizio, ragazzi, plank. Sulle mani più tocco spalle, quindi sono da questa posizione qua, tocco una spalla e vado a toccare l'altra. Gambe larghe, mani strette. Dieci secondi. Ok, stop. Ripetiamo ancora una volta questi tre e poi facciamo una pausa per poi affrontare l'ultimo dei giri. Chi non ce la fa, ragazzi, a fare questo, ginocchia in appoggio a terra, ma il petto deve toccare. Quindi chi non riesce, lascia le ginocchia in appoggio. Tocchiamo bene le mani avanti, senza farle strisciare sul pavimento possibilmente. Cinque secondi.
Stop. Perfetto, movimento farfalla. Yeah. Quindi piedi sollevati e le mani toccano indietro, toccano avanti. 3, 2, 1, via. Dieci secondi. Bene, plank sulle mani più andiamo a toccarci le spalle. Facciamolo bene, bello in velocità, che dopo questo ci regaliamo un ciclo di pausa. Tre, mani strette, gambe larghe. Via, tocco una, tocco l'altra. Dopo questo esercizio abbiamo un verde di pausa, quindi dai, mettiamoci una bella intensità nel lavorare. Ok, bene, pausa. Ma visto che noi siamo quelli che l'ultima serie la facciamo più cattiva, sapete cosa facciamo? Ci leviamo, invece che 15 secondi di pausa, li portiamo a 10, quindi lo facciamo one shot, bello tirato. In più, io mi tiro fuori il tappetino, perché ci colleghiamo subito, appena abbiamo finito il plank sulle mani col tocco spalle, ci colleghiamo subito un giretto veloce di addominali. Quindi prendetevi anche voi un tappetino se lo avete, quindi finiamo l'allenamento in, saranno 3 minuti, 4 minuti a fine allenamento e facciamoli belli, belli tirati, dai. 10 secondi al via, push up più estensione. 5, 4, 3, 2, 1, via. Cinque, quattro, due, uno, stop, recuperiamo, andiamo a preparare il movimento a farfalla, 5 secondi alla partenza, si è ridotto il recupero, vai. Bel ritmo dentro ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli dell'allenamento, quindi... Otto secondi. Giù. Perfetto. Plank sulle mani più tocco spalle. 3, 2, 1. Bene, ritmo, corpo immobile, anche quando stacchiamo la mano d'appoggio. 6 secondi, 5. Stop, pancia in su ragazzi, pancia in su, gambe le mettiamo già sollevate e andiamo a fare due giri di crunch. Via. ...245 calorie attive, mi segna il mio orologio. Per essere un tipo di allenamento muscolare, dai, non ci possiamo lamentare. 5, 4, 3, 2,
Uno, teniamo sulle gambe chi riesce. E da questa posizione facciamo partire gli 100, quindi vengo su, gambe su e vado a creare movimento. Siamo ultimo esercizio del giorno, facciamolo bene. Tiriamo gli addominali, facciamo bene alti, schiena lombare appiccicata. Andiamo, facciamoli bruciare. 10 secondi a fine allenamento. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop ragazzi! Bene, home training live portato al termine anche oggi. Bravi che ci siamo allenati tutti insieme. È stata bella intensa oggi. Gli AMRAP sono sempre. Li abbiamo fatti poco finora.